uomo che corregge gli errori. Si chiama Arpad Fischer. Cosa fa? Sto modellando un naso di un paziente che aveva il molto brutto. Così posso far vedere il suo nuovo naso dopo l'intervento. In genere chi si rivolge a lei per farsi operare? Un po' tutti, posso dire. Sì, però la maggior parte dei suoi clienti sono attori. No, la media borghesia, anche attori, attori, attrici mi rivolgono da noi, ma oggi la massa è rappresentata proprio dal popolo stesso. Per quale parte del corpo è richiesta più spesso la sua opera? Nella massima parte il volto, naso, gli occhi, orecchi, ma qualche volta anche facciamo anche il seno. Costa molto correggere un difetto, per esempio farsi rifare il naso? Un naso viene circa i 200.000 lire. E rifare gli occhi quanto costa? 150.000 lire. E in confidenza per il seno quanto si spende? Circa i 200-250.000 lire viene a costare. Come si chiama, signorina? Marilyn Feinstein. Certo, non è italiana. No, sono egiziana. Perché ha fatto correggere la forma del suo naso? Beh, guardi, questa operazione non l'ho fatta per capriccio, l'ho fatta per bisogno di lavorare, perché lei, come sa, nei giornali cercano sempre bella presenza. E allora, facendo questa operazione, ho potuto trovare un impiego in un negozio del centro. E anche faccio della televisione tempo perso. Le dispiace farci vedere com'era prima? Sì. Il dottor Fischer non si limita a correggere gli errori di grammatica della natura. Ai suoi pazienti applica anche la cosiddetta meloditerapia, perché il paziente non sente il rumore dei ferri, gli fa ascoltare una favoletta, come nel caso di questa bambina. O gli fa ascoltare un po' di musica, come a questo marinaio che si vuole far togliere un tatuaggio. Ha subito l'anestesia locale, è sveglio. Dove gliel'hanno fatto quel tatuaggio? A Singapore, dopo una serata d'allegria, al mattino mi sono trovato questo tatuaggio. Rimettiamogli la cuffia e il rumore degli strumenti sentiamolo solo noi. La musica serve ad annullare il trauma psichico dell'operazione e annulla la presenza del mostro meccanico.